e permettere allo sposo di entrare. Alle 14 dopo la cerimonia si va a pranzo. Il ristorante è situato in una frazione di campagna sconosciuta anche al navigatore satellitare. Molti invitati si perdono, vagano le campagne per ore, ma arrivano in tempo per il cenone di Capodanno. Un anziano arriva per prima, è ancora solo ma grida: viva gli sposi! Alle 17 il pranzo nuziale ormai è a livello avanzato, gli invitati hanno aloni enormi sotto la scella, si sono slacciati le cinture, parlano a rutti, una specie di alfabeto Morse. Quando la sposa fa il giro dei tavoli per salutare gli invitati, molti ci provano con lei. Lei prima resiste, poi ci sta con tutti. Perché guarda il marito, dice: non posso stare per tutta la vita fedele a un branzino del Mar Baltico. Un anziano grida: viva la sposa! Si getta su di lei, un principio di erezione e contemporaneamente un'ischemia cerebrale.